Il turismo sostenibile come volano di sviluppo del territorio e come elemento di protezione, sviluppo e salvaguardia dell'ambiente. Ne parliamo con una esperta di turismo. Restate con noi. Scopri l'incantevole BB il volturno nelle Marche, a Falconara Marittima tra le città di Ancona, Senigallia, Loreto, Recanati e Macerata. Un'oasi di benessere e privacy a due passi dall'autostrada, perfetta per i lavoratori, come per coppie e famiglie, con camere private e tutti i comfort moderni. Vivrai un'esperienza elegante e rilassante, a due passi dal mare e dalle suggestive zone montane. Prenota ora per un soggiorno indimenticabile. Ben ritrovati, ben ritrovati qui a diamo voce all'ambiente. Oggi parliamo di eh, salvaguardia dell'ambiente, elementi di eh, protezione e sviluppo dell'ambiente attraverso l'azione del viaggio, dell'essere turista, ma un turista che premia la sostenibilità e lo facciamo in compagnia di Angela Tendas Mele. Co-founder di Greener Vibes. Eh, Buonasera. Buongiorno Angela. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Ecco, possiamo darci del tu, sì. Sì, 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 assolutamente. assolutamente. Perfetto, perfetto. Allora, Angela, qual è eh, la mission di Green, Greener Vibes? E cos'è soprattutto Greener Vibes? Eccoci, eh, grazie intanto di, di, di questa opportunità. Greener Vibes è un tour operator, eh, una piattaforma online che si propone di portare le eccellenze eh, e le bellezze dell'Italia a eh, viaggiatori eh, responsabili. Quindi, attraverso la piattaforma, ogni utente può personalizzare il proprio viaggio, è sostenibile all'interno del territorio italiano, scendendo tra una, eh, un ventaglio di eh, strutture ricettive piuttosto che di esperienze da fare. Nei, nei vari territori a contatto con la comunità locale, con gli artigiani e con i vari produttori locali. E ecco, quali po'... sono, oh, scusami, no, quali no, sono gli elementi che caratterizzano un viaggio sostenibile? Ecco, questa è una domanda interessante e complessa, nel senso che eh, chiaramente eh, gli, gli elementi sono tanti. Eh, intanto, quando parliamo di sostenibilità, la intendiamo a, a 360 gradi, quindi non solamente una sostenibilità di tipo ambientale che può passare attraverso eh, la scelta importante anche della modalità di trasporto, eh, piuttosto che delle, la scelta delle strutture ricettive che magari possono adottare delle buone pratiche per ridurre il proprio impatto, eh, ma anche un una sostenibilità di tipo eh, sociale ed economico, quindi fare in modo che il nostro viaggio abbia un impatto positivo sulla comunità che visitiamo. Ecco, in sostanza, se una persona volesse organizzare il proprio viaggio, per esempio, nella nostra regione, nelle Marche, e dire bene. Voglio andare alla scoperta, che ne so, di quella zona piuttosto dei Sibillini piuttosto che del Monte Feltro e farlo attraverso una scelta responsabile, andando a premiare una comunità locale, magari alloggiando eh, in un ambiente che ha certe caratteristiche e andando alla scoperta, perché no, dell'enogastronomia locale. Sì, esatto, è proprio questo il senso eh, del, del, de, del viaggio e delle proposte di Greener Vibes: è proprio quello di riscoprire, di sentirsi un cittadino temporaneo di una, di un, di una località eh, e quindi andare a scoprire, immergersi in quella che è, che è la cultura e le quelle che sono le tradizioni locali, eh, lasciando, tornando a casa con, eh, diciamo, eh, un, un arricchimento personale e eh, senza lasciare invece traccia eh, nel territorio che si è appena visitato, quindi senza a lasciare un impatto negativo ecco, sul territorio che si è appena visitato. Ecco, questa cosa del sentirsi cittadino temporaneo della località che si sta visitando è molto bella perché spesso e volentieri, e tutti noi lo, lo facciamo più o meno inconsapevolmente, siamo molto precisi e puntigliosi a casa nostra. E non altrettanto quando magari ci troviamo in vacanza a casa d'altri dove ci si tende un po' a lasciarsi andare proprio perché psicologicamente siamo da un'altra parte e non siamo nel nostro territorio. Quindi ci sentiamo autorizzati a fare un po' come ci pare. Ecco, invece, sentirsi cittadini del, lu del luogo, temporanei del luogo che si sta visitando, è un po' come dire: beh, questa è un po' come casa mia, la tratto molto bene. Esatto, esatto, significa sentirsi accolto e parte di una comunità, condividere un'esperienza e cercare anche di comprendere al meglio quella che è la cultura, la, la cultura del luogo e quindi sentirsi proprio parte della, della comunità attraverso la partecipazione ad esperienze, ad esempio ad attività con le guide locali, con gli artigiani, con i produttori, cercare proprio di, di immergersi in quello che il territorio ha da offrire. Ecco, hai usato un'altra parola che mi eh, incuriosisce e mi stimola molto, che è quello dell'esperienza, perché eh, fare esperienza di luogo, appunto come cittadino temporaneo di quella località, ci dà la possibilità di andare a scoprire non solo le bellezze locali, storiche, architettoniche, artistiche, ma anche provare... Come si vive o qual è il retroterra culturale di quel luogo, qual è il retroterra artigianale, magari fare anche proprio l'esperienza dell'artigianalità. Ecco, sono tutte mh, opportunità che voi offrite, studiate, eh, date appunto al turista che intende servirsi dei vostri servigi. Sì, sì, assolutamente, anzi è, diciamo, è, è, è il cuore dell'attività dell e di, di, delle proposte di viaggio di Greener Vibes. Eh, sono tutte studiate ehm, eh, d'intesa con la comunità, quindi non si tratta di proposte, in questo diciamo siamo un tour operator non tradizionale, nel senso che non amiamo eh, creare e calare un pacchetto dall'alto, ma lo amiamo costruire con le comunità locali. Stiamo ad esempio Lavorando molto bene abbiamo intrapreso un percorso eh, grazie anche alla collaborazione con Cittaslo, che è l'Associazione la, la, Italiana delle Città del Buon Vivere, e eh, attraverso la loro associazione abbiamo iniziato un percorso ad esempio con la cittadina Umbra di Amelia eh, e stiamo facendo un percorso molto bello perché abbiamo iniziato a eh, conoscere le varie realtà, eh, quindi dalle strutture ricettive ai produttori, alle guide locali che ci hanno aperto le porte del loro territorio. Questo significa e costruire insieme le esperienze che si possono fare all'interno del, del territorio amerino. E sono eh, ad esempio tantissime: eh, si parte dalla dal turismo fluviale che anche questo è, è una delle esperienze maggiormente richieste ultimamente quindi la scoperta delle, eh, delle oasi delle, del WWF oppure eh, la scoperta dei presidi slow food eh, nella frazione di Monte Campano quindi con la possibilità di visitare eh, gli olivetti secolari, conoscere i produttori andare a visitare i microbirrifici locali, sono tantissime le declinazioni eh, che, che si possono eh, dare a, a un territorio e offrire delle Proposte di visita che permettano di capire la complessità del territorio a 360 gradi. Ecco, come è cambiato dal tuo punto di vista il desiderio del viaggiatore contemporaneo? Eh, non, ovviamente non siamo più all'epoca delle vacanze lunghissime o dei viaggi. Parecchio dilatati, spesso il turismo nazionale è un pochino, ecco, mordi e fuggi, un pochino legato ai ponti, un pochino legato a dei weekend, e, ma ci sono richieste appunto di esperienze turistiche sostenibili e coinvolgenti dal punto di vista attivo sul territorio? Assolutamente sì, devo dire che c'è una grande eh, una maggiore attenzione, una maggiore consapevolezza sia uh, dalla, dalla clientela italiana che quella internazionale, eh, c'è maggiore attenzione. E rispetto anche a, alle proprie scelte eh, quindi la sostenibilità è sicuramente uno degli, degli elementi che viene maggiormente richiesto c'è più attenzione rispetto a quella che è, è la tipologia di struttura scelta piuttosto che il tipo di attività che viene poi fatto sul territorio l'impatto che si può avere all'interno di questo del, del territorio stesso si è superato forse eh, una, la segmentazione tradizionale, nel senso che prima si, intendeva, si, ci, ci, si catalogava magari un po' no? il visitatore è appassionato di bicicletta e quindi gli si proponeva una settimana in bici eh, in giro per, per l'Italia, adesso invece eh, si parla no? di visitatore anche modale, quindi che ha bisogno di eh, più esperienze, che le ricerca, un giorno magari eh, vuole fare un'escursione in bici, il giorno successivo invece è più aperto a un'esperienza di tipo enogastronomico, tutto sempre per Scoprire eh, il territorio e viverlo appieno nei giorni che ha a disposizione. Ecco, prima hai parlato di città slow, città dove vivere è più, eh, diciamo, eh, Lento, la possibilità sì. di recuperare un tempo ormai perduto, no? e che fa forse parte anche del nostro immaginario eh, benefico quando siamo particolarmente stressati. Ma è possibile anche associare queste proposte di viaggio, ad esempio, anche a chi desidera viaggiare a piedi, quindi muoversi in maniera lenta? lenta. Assolutamente, assolutamente. Eh, Queste hanno anche dei, dei cammini, quindi eh, c'è grandissima attenzione, c'è grandissimo interesse sia eh, nel, nel modo in cui si raggiunge una località, quindi non eh, molto spesso il viaggio eh, inizia dal, dal modo in cui si raggiunge una determinata destinazione c'è tantissima richiesta per, de, sui, per, per poter vivere delle esperienze che inizino già dai, dai cammini, in questo senso ad esempio eh, adesso appunto perché citavamo il, il caso di Amelia c'è un percorso molto bello che si chiama il percorso di Germanico che permette appunto di scoprire il territorio attraverso un percorso di otto tappe eh, tutte appunto intorno al, al, sempre all'interno del territorio amerino per cui a seconda poi della, del grado di difficoltà e della volontà del del camminatore eh, si può percorrere una o più tappa in, eh, in diversi giorni quindi questo poi eh, sta alla, alla scelta e alla volontà del, del visitatore singolo ma assolutamente c'è voglia di contatto con la natura voglia di ritrovare e di scoprire i, i cammini di, eh, a, di viaggiare con, con lentezza non a caso anche le, le città slow sono le città del buon vivere eh, e quindi di ritrovare l'armonia con se stessi e con la comunità che si visita. Ecco, perfetto. Beh, eh, quindi, eh, se eh, l'idea è quella di proporre eh, appunto un, una paradisiaca frazione di tempo libero da dedicare alla scoperta del territorio e alla riscoperta di un ritmo perduto, a questo punto l'invito per il viaggiatore qual è? Perfect. E di qualunque sia il tempo a disposizione perché molti di noi insomma nei loro impegni e è, è non sempre facile conciliare eh, la, la quotidianità con eh, il leisure e quindi la possibilità di, di viaggiare però qualunque sia il tempo che uno ha a disposizione l'importante è cercare eh, delle esperienze che eh, diano valore a se stessi e, a, e alla comunità che si visitano cercare di... Eh, eh, creare proprio un, una connessione un ponte e riportare tornare a casa arricchiti grazie grazie angela ecco quali sono i suggerimenti per l'estate 2024 <ride> ecco è ormai alle porte infatti ehm, il mio suggerimento <coughs> scusate è quello di eh, Cercare delle località, uscire un pochino fuori dagli schemi. Eh, in Italia abbiamo tantissime eh, possibilità di, di, di visita e sono tanti borghi che aspettano di essere conosciuti ed esplorati, eh, per cui usciamo un pochino dal, dagli schemi, cerchiamo delle, delle località eh, magari meno note e buttiamoci insomma anche in, in percorsi nuovi e meno battuti. <ride> Certo, grazie. Beh, io eh, ti ringrazio Angela per essere stata con noi eh, e ti faccio tantissimi auguri per eh, il vostro portale, Greener Vibes, per le vostre proposte, perché eh, siano sempre più apprezzate, navigate, scoperte e utilizzate. Perché quello del turismo sostenibile è un modo per sensibilizzare appunto i turisti alla salvaguardia e al rispetto e alla riscoperta di quello che di bello c'è intorno a noi. Grazie Angela, grazie Angela Tedrasmele, co-founder di Greener Vibes, grazie per essere stata con noi e naturalmente per tutti voi che ci ascoltate l'appuntamento è alla prossima puntata di Diamo Voce all'Ambiente.